No, io non ho punzecchiato nessuno, io ho esternato il concetto di quello che voglio io. Voglio dei ragazzi che diano sempre tutto, poi ci saranno delle domeniche che non si riesce a dare, però la base di quello che intendo io, lo sport, è quello di dare sempre tutto se stessi. Lo stimolo deve essere continuo. Non deve essere soltanto una prestazione, ci vuole il convincimento, ci vuole questo allenamento mentale, che poi è un allenamento mentale che ti porta a giocare sempre in questa maniera. La Roma dell'altra sera, quella del primo tempo, è molto vicina a quella che chiedo io, con quella determinazione, con quell'ardore, con quella semplicità, perché avendo posto l'accento su un gioco semplice, abbiamo liberato la mente dei ragazzi di chissà cosa. Poi dopo dei consigli tecnici, quelli ci sono sempre, ma questi non è quello che io devo dire a voi. Quello che invece volevo far capire proprio a tutti, che volevo una squadra che lottasse su ogni palla. Che intendi? Cioè, il progetto sarà completato? No, non lo so, non lo so quanto tempo ci vorrà. Io non posso dire ai tifosi, guardate ragazzi, fra 7 giorni, fra 10 giorni, fra un mese, non lo so. Io voglio continuare, ho negli occhi la partita di Firenze e voglio vedere quella Roma là, punto e basta. Ci aspettano due trasferte, la prima a Palermo, ha perso l'ultima partita, ma ha dei giocatori validissimi, molto forti tecnicamente, aiutati dal proprio pubblico, per cui è una squadra che ci renderà la vita difficile sul proprio campo, ma noi voglio vedere una Roma pronta e reattiva come lo siamo stati con la Fiorentina. Beh, sicuramente non è un toccasana, parlerò con i ragazzi, vediamo un po', loro hanno bisogno di allenarsi, adesso vediamo come reagiscono loro, perché ogni fisico reagisce in maniera differente, vediamo loro come hanno digerito il carico di lavoro della partita precedente e poi vediamo, l'importante è ad un certo momento bisogna fermarli per allenarsi, perché non avendo fatto una preparazione completa, loro adesso stanno giocando su quello che hanno dentro, però bisogna mettergli nel motore, insomma, dei chilometri. Ma questo è quello che io ho sempre cercato dalle mie squadre, una doppia velocità, una grossa organizzazione di gioco, lasciando libertà ai campioni di esprimere il proprio gioco, ma da parte degli altri giocatori però di assecondarli, di coprirli, di aiutarli, perché poi sono i supercampioni quelli che ti fanno vincere le partite. Ma intanto arriva un allenatore nuovo, altre visioni, altri concetti, altro tutto. In questo momento ho voluto dare responsabilità ai campioni, ai giocatori che hanno sulle spalle campionati e campionati. Non possiamo far portare la croce ai giovani. I giovani vanno aiutati. Per far esplodere un giovane bisogna che la squadra giochi ad una certa maniera, allora il giovane lo aiuti. Se metti pressione sul giovane te lo puoi ritardare nella sua crescita, per cui sono giocatori validi, però in questo momento è meglio che vedano come si muovono gli altri. Sta facendo passi da gigante, però sono stato costretto oggi a inserirlo nella rosa dei convocati perché Arthur ieri nella partita ha preso un colpo all'alluce del piede e non ce la faceva oggi a camminare, per cui gioco forza viene a sentire un pochettino l'aria dello spogliatoio, della trasferta, per cui gli facciamo risentire come si sta in squadra. Ma no, naturalmente ci conosciamo da poco, per cui non possono i ragazzi far tutto come io chiedo. Il primo tempo è stato molto bello, nel secondo abbiamo lasciato un pochettino troppo l'iniziativa alla Fiorentina, per cui dobbiamo migliorare, insomma. Potrebbe essere, adesso ho detto che valuto sempre bene fino in fondo, la sera prima della gara faccio un riassunto di tutto quello che ho visto durante gli allenamenti, tutte le notizie che mi giungono da parte dei ragazzi e poi tiro le conclusioni. Filippe, lo ripeto, per me deve tornare ad essere un punto fermo non della Roma ma della nazionale francese, questa è la mia considerazione su questo ragazzo. Lui lo sa e prima ritorna ad essere MXS e più sono contento.
No, non l'ho seguita, le voci di corridoio. Beh, io credo che una grossa squadra debba avere tutte le componenti che remino in una stessa direzione. Società, squadra, tifosi, allora si crea un corpo veramente d'acciaio. Questa è la mia considerazione. No, non credo. Poi sarà sempre il campo, io credo a quello che mi dice il campo. Per il momento non sono preoccupato di questo. Voglio un certo atteggiamento, voglio una squadra che sa cosa deve fare a Palermo e poi vedrò quello che riuscirà a fare. Le insidie, ha giocatori molto bravi, da Miccoli a Budan, a Pastore, a Cavani, a Simplicio, a Bresciano, ha buoni singoli che ti sanno puntare, si sanno inserire senza palla, tutto l'ambiente, io a Cagliari, a Palermo ci ho giocato 2 anni, per cui so come incitano la squadra, per cui troveremo un ambiente bellissimo, caldo, caloroso, anche se molto probabilmente il meteo ci dice pioggia, però insomma ecco, dobbiamo essere pronti a tutto. Questa è la squadra che voglio io, a viso aperto, ad affrontare ogni situazione difficile. Ma come cambia? Io sono un martello, insomma, voglio sempre di più, voglio sempre il massimo, e chi riesce a seguirmi viene con me, e chi non riesce a seguirmi non sta con me, insomma, per cui c'è poco da fare, poco da dire. Chi vuole raggiungere i più grandi risultati deve essere arciconvinto di quello che sta facendo, sa che ci vuole sacrificio, perché la vittoria si ottiene soltanto con il sacrificio. Nessuno regala niente, a me nessuno mi ha mai regalato niente, e quello che ho ottenuto me lo sono sempre guadagnato. Voglio che sia così anche per i miei giocatori. Che se sono persi, che se sono persi. Se stavano in campo avrebbero gioito anche loro con noi. Grazie. Grazie.